18 di marzo in compagnia di Tiziano, in compagnia del ristorante Dancing La Tramontana, che organizza, dicelo tu. La prima edizione sax clarinetto, proprio organizzata alla Tramontana, diciamo, è una rievocazione delle vecchie serate di sax clarinetto che si facevano in altri locali e Sì. che nella nostra zona, perché qui parliamo di Villa Verrucchio di Ok. Rimini, non si era mai fatto perché si faceva sempre Quella della fisarmonica, Fisa, esatto. Fisa Regina, Fisarmonica è beh, un gran strumento, però diciamo anche sax e clarinetto. Riempiono, fanno anzi, diremmo che per la assolutamente. musica romagnola è la loro morte, diciamo, no? Esatto, E quindi abbiamo pensato di organizzare, l'organizzatore, diciamo, è Pino della Tramontana, il esatto. ristorante, dopo Sì. mi ha chiesto collaborazione per organizzare questa serata e abbiamo appunto organizzato una serata dove si esibiranno i fiati delle orchestre romagnoli. Particolarità della serata è sia che ci saranno le orchestre di oggi, ma anche quelle di ieri. Grande. Infatti rimettiamo insieme dei musicisti proprio per quella serata che suonavano nelle vecchie orchestre Che di bello. allora che oggi non ci sono più, perché magari un musicista uno suona in un'orchestra, Certo. uno suona in Quindi un'altra. si è scoppiata la coppia. Grande. Esatto, se scoppiate per quella sera la riformiamo e quindi sarà una bellissima iniziativa. Non so, posso dire anche i nomi dei Sì, musicisti? nessun problema, Allora, certo. chi comincia Io con Mirko Gramellini? sono senza parole Ole! perché parli benissimo tu. Cioè, sei stato Io zitto. Bravo, bravo, prego, prego, cioè, scusa sto zitto se quando devo star zitto e parlo quando è il momento di ho interrotto. Prego, parlare. prego, vai avanti Tranquillo. perché dai. Allora, in ordine alfabetico incomincerei a dire Andrea Albini, David Pacini, Giuliano Alessandrino, Nuova Romagna Folk, Danilo Bernardi che suonava una volta con la Stella del Liscio, adesso attualmente non credo faccia Fa il qualcosa. produttore. Ha un'edizione Esatto. musicale. Ivan Bolognesi, che è una storia di Romagna, Sì. Ciao, Paolo bomba. Canzaglieri con i ragazzi di Romagna, Gabriele Cavalli che suona con Gio Raffoni, Fabrizio Cimatti, Silvano Silvagni, c'è Moreno Conficoni dell'Orchestra Grande Vento, Gabriele Fussi di Gabriele Milva, c'è Giuseppe Gili di Silvano Silvagni, Mirko Gramellini Non lo diciamo. di Mirko Dell'orchestra di Mirko Gramellini, Gramellini, però forse cambia. Antonio Lembo dell'Orchestra della Romagna Doc, Claudio Nanni dei Ragazzi di Romagna, Paolo Paci che ha suonato in tante orchestre, Stella del Liscio, Renzo e Luana, attualmente non sta suonando, però grazie all'insistenza che ho io ha ricominciato a suonare Ricominciato proprio a suonare. e questa qui sarà Starà studiando. un suo debutto. Giorgio Ragazzini con Silvano Silvagni, Elvio Rosini della Buzzi Band, Maurizio Spada, sempre la Nuova Romagna Folk, Bruno Spignoli, il mitico Bruno Bruno La Larozzo. Rozza, Sauro Stambazzi che con l'orchestra Stefania Ciani, Guglielmo Tedaldi con l'orchestra di Gramellini, Ezio Teverini che suonava nel Folklore Forlivese, proprio per questa circostanza ritornerà a suonare perché lui Grande. non suonava più, Leonardo Valicelli dell'orchestra Daniela Valicelli, Maurizio Valicelli della Romagna Doc, Gabriele Zaccherini di Luca Bergamini e poi siamo anche in attesa di altri musicisti che ancora possono. Dopo ce n'è un altro che poi lo dirò, perché siamo un po' stretti col Lunghi. tempo. Va Però bene, intanto allora, una bella vai. lista veramente di musicisti. E allora facciamo Iniziamo. rivedere ancora per un istante questa bellissima locandina con tutti i nomi, la foto del sax e del clarinetto che vi indicano assolutamente una serata e un'edizione molto molto piacevole della musica folcloristica romagnola alla Tramontana. Noi ci rivediamo tra pochissimo, riparte il video, adesso tocca a me, Vai, tocca a me. vai, vai.